ci parlerà appunto della filosofia e la teoria della complessità di Edgar Morin. Buongiorno a tutti e due premesse vorrei fare, a poche cose che potrò dire. Una che io parlo molto dal libro di Giovanni Mirelli, che in realtà, perché mi sembra più utile ed è anche meno difficile, diciamo così. E vorrei dire del libro che veramente, come diceva già prima la persona che ha introdotto, è un libro da leggere, onestamente e francamente io l'ho letto con grande così interesse. È un libro fatto di tre cose, c'è cioè una introduzione molto breve ma molto incisiva e commossa di Giuseppe De Rita, che a mio avviso, io che non sono assistente sociale, mi dà l'idea che in poche pagine faccia un po' il succo, il cuore del lavoro sociale. E poi c'è una introduzione anche molto efficace, partecipe nei confronti dell'autore, questa sintesi introduttiva che veramente limpida e sapiente dà proprio il succo del lavoro della ricerca che ha fatto bene ed è del professor Mangiano. Il libro, e mi ha colpito, parlo un attimo da qui prima di arrivare alla complessità, ci sono moltissime sottolineature interessanti, acute, no? Lui ha scritto che aveva una certa età, quindi c'è dentro anche tutta l'esperienza di tanti anni di lavoro. E c'è una tensione interiore, un libro scritto con grande serietà e con grande passione, diciamo così. La cosa che poi mi ha colpito molto è il senso di umiltà che c'è nel libro. Umiltà dell'autore e anche umiltà come modo di pensare le cose. In che senso? Perché da una parte l'approccio che Giovanni Viel propone è molto impegnativo, perché fa riferimento a una teorizzazione, una teoria, un pensiero, quello della complessità, che implica o può implicare delle modifiche profonde nel modo di considerare anche il lavoro sociale, la realtà stessa, e poi quindi il lavoro sociale che si fa sulla realtà. Ma lui ha la sensibilità di avanzare la sua proposta con molto calma. Quasi sempre usano i termini al condizionale, che dicono della possibilità di sperimentare i nuovi approcci che propone, della possibilità, ma solo della possibilità che si diano dei buoni risultati. Cioè lui è, mi pare, è tutto consapevole che la sua proposta, che è quella di riconsiderare la teoria e la prassi del servizio sociale secondo il paradigma della complessità, filosofia della complessità, poi vediamo, e se da un lato esprime un forte elemento di novità, di cambiamento, dall'altro non punta però a sovvertire, a mettere da parte tutto quello che è la riflessione che gli assistenti sociali, che gli operatori sociali in tanti anni di studio eccetera hanno prodotto, no? Però affianca a tutto questo i metodi canonici sociale che hanno studiato gli operatori, affianca quindi un'altra prospettiva che si può integrare e rivalorizzare quello che è il patrimonio di ogni operatore. E cioè, tra l'altro, questo approccio che io chiamo umile di Viel è di molto buon senso, a mio avviso, cioè è una cosa intelligente. Perché? Perché nell'ambito del pensiero sulla complessità si può rischiare, corre il rischio di pensare di aver trovato quasi una sorta di panacea, insomma, del pensiero, quasi che finalmente ci si sia liberati di molti vecchi modi di pensare. Ora, in parte è così, però addentrandosi, come dire, nella letteratura sulla complessità si vede che intanto le definizioni di complessità sono decine e decine diverse. Non si può dire che ci sia ancora una teoria, una filosofia, una scienza della complessità. C'è, e poi vediamo che cosa c'è, che non è ancora la filosofia o la teoria, ma certamente è una, come dire, apertura d'orizzonte che si muove molte cose, certamente.
poi molte cose. Qui la seconda premessa, insomma, sono già detto, è che io mi limiterò a introdurre, diciamo, il pensiero di Morena così come Bierne lo presenta. E quindi farò un breve profilo di Morena e poi presenterò quello che è, così dire, in quattro capitoli, quello che è la premessa del primo capitolo, che è proprio sul sapere complesso, e poi c'è l'applicazione del lavoro sociale di questa prospettiva particolare. Ora, Morena nasce a Parigi nel 1921 ed è ancora vivente, a certa età, da genitori ebrei sefarditi che hanno vissuto un po' da nomadi in varie parti del Mediterraneo, Livorno, Salonicco, in Spagna. La sua origine ebrea e meticcia lo porterà a sviluppare una mentalità cosmopolita. Naturalmente. Il suo vero nome è Nahum. Morel è il cognome che lui assume durante la resistenza a cui ha partecipato, prendendolo da quello di una sua compagna che poi sposerà nel 1945. È autodidatta, questo è molto importante nella sua storia, è autodidatta, interrompe gli studi appunto per impegnarsi nella resistenza e poi si iscrive nel Partito Comunista Francese. Ma siccome è antistalinista e anche libertario, verrà espulso rapidamente nel 1951. Divenne un sociologo, poi completò gli studi in qualche maniera presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche a Parigi, dove resterà praticamente per tutta la sua vita di lavoro, lunga vita, e dove dirigerà la sezione Scienze Umane e Sociali dell'Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Parigi. Ha molti interessi diversi. Negli anni 50 scrive di mass media, scrive di cinema, scrive di mondo giovanile, collabora a riviste e fonda alcune. Il suo eclettismo, la sua passione per la commistione di diverse discipline lo renderà poco amato dal mondo accademico. Fin dall'inizio, specie dal mondo della sociologia, da Pierre Boudon a... Qual è il suo momento di svolta che ce lo rende interessante oggi qui a noi? Nel 1969 Morel farà l'esperienza che lo condurrà ad aprire la via verso un nuovo punto di vista, appunto, delle scienze sociali e della filosofia. Perché Jacques Monod, un biologo, premio Nobel del 1965, pochi anni prima, l'autore del caso della necessità, fa il suo nome a un biologo americano che in California stava conducendo degli studi sulla biologia molecolare. Siamo in piena rivoluzione della biologia, siamo ai primi studi sul DNA, fine anni 60. E questo americano, questo stato, desiderava avviare un confronto con l'ambito delle scienze umane, biologia e scienze umane. E lì che Morel conosce, siamo in California, gli studi più avanzati, non solo della biologia, ma anche quelli dell'ecologia della mente, di Gregory Bateson, la cibernetica, di Wiener, la teoria dei sistemi, di Bortolassi, che era del 68, mi pare, il primo libro non ancora in italiano, è tradotto un po' più tardi. E quindi è allora, all'inizio degli anni 70, che Morel, tornato a Parigi, inizia a ragionare sulla nozione di complessità. Aveva del resto una sorta, dice lui stesso, di vocazione naturale a poterlo fare. Scrive: sono giunto alla concezione della complessità e del pensiero complesso attraverso una mia particolare tendenza, volta a riconoscere come verità tutte le affermazioni, anche quelle più contraddittorie. E aggiunge: ci sono giunto con la mia naturale propensione al dubbio e all'aspirazione ad una fede non necessariamente identificata con la religione. Propensione al dubbio, ma nello stesso tempo aspirazione a una fede, cioè a una ricerca di qualche cosa che vada oltre il dubbio, che si avvicini a una verità delle cose. Questi due elementi contraddittori sono insieme in lui. D'altra parte cita proprio un fisico, Niels Bohr, che dice: il contrario di una verità profonda è un'altra verità profonda. No, e quindi è in questa dimensione che si muove. La sua è anche una sorta di spiritualità, potremmo dire, di Morel,
che agisce con una tensione intellettuale e etica forte e che lo conduce a intraprendere questo percorso filosofico e che porta a un nuovo metodo. Lui per esempio usa questa affermazione per dire come secondo lui bisogna cominciare a pensare, un'epistemologia, un modo di pensare. Dice, ci vuole un metodo che possa articolare, scollegare ciò che è collegato, ciò che sembra unitario, che sembra chiaro, che sembra un sistema che funziona, disarticolarlo, scollegarlo e nello stesso tempo collegare ciò che invece è disgiunto, ciò che è settoriale, che è specialistico, cercare di collegare le connessioni che erano ricordate anche poco fa. E dirà, il pensiero complesso è consapevole in partenza della impossibilità di una conoscenza completa. Uno degli assiomi della complessità è l'impossibilità anche teorica dell'onniscienza, di una scienza completa. E dice ancora, il pensiero complesso è animato quindi da una tensione permanente. Da una parte l'aspirazione a un sapere che non sia parcellizzato, troppo settoriale, troppo riduttivo, per dire come quando oggi andiamo da un medico e ti dice che non sa cosa dire, che devi andare sempre da quello più specialista, no? C'è questa, anche nel mondo accademico, un po' questa tendenza eccessiva alla specializzazione, ognuno va in profondità su un suo livello. Quindi l'aspirazione a superare questo sapere parcellizzato allo stesso tempo il riconoscimento che però ogni conoscenza è incompiuta, è incompleta. E che quindi questo tentativo di mettere tutte le scienze insieme non deve solo capire meglio, ma non arrivare, come dire, a una completezza della conoscenza. Insomma, Morena ha un pensiero, io non direi ancora, ripeto, una scienza o una filosofia, ma un pensiero multidimensionale che cerca di dialogare discipline diverse. Nel 1990 pubblica Introduzione al pensiero complesso, in Italia esce nel 1993, ma era già uscito un libro, un suo saggio, Le vie della complessità, nel 1985, pubblicato un libro di Cerutti e Bocchi, Le sfide della complessità, nel 1985. E più tardi esce un libro sull'educazione e la scuola, abbastanza interessante, si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro, perché poi questo suo pensiero complesso lo applica proprio, come dire, all'umanità intera e quindi agli insegnanti, per insegnare ai ragazzi una modalità di conoscenza nel senso che lui propone. Scriverà anche 6 volumi del metodo, uno dei quali è sull'etica nel 2004, nei quali ha sempre sviluppato il principio di una conoscenza complessa e ha tentato di dimostrare che questa conoscenza è, come dicevo, è ormai vitale per ciascuno e per tutti, non è roba dei filosofi, neanche solo degli operatori sociali. Ora vediamo come viene legge Moren. Io parlo da qui, farò solo qualche flash. C'è una pagina del libro in cui viene spiega perché ha scelto Moren per addentrarsi nel tema della complessità, perché ci sono altri autori naturalmente, citavo Anderson, Maturana, ci sono vari autori in varie discipline nel mondo scientifico che lavorano in questa direzione. Viene scelto Moren perché dice è lo studioso che più ha cercato di rendere fruibili i concetti della scienza della complessità, modellandoli in abiti mentali, questa è un'espressione da tenere presente, modi di pensare, abiti mentali, che aiutino l'uomo a vivere meglio con i suoi simili, con il mondo e con se stesso. Questa citazione dalle vie della complessità, questo saggio del 1995. E Biel aggiungerà in un'altra pagina del libro che ha scelto Moren anche per un'altra ragione, perché la passione che Moren mette nella divulgazione del pensiero complesso consente di accedere a questo pensiero, che è complesso, senza fare ricorso a difficili letture teoriche. Nella premessa Biel dice di essersi messo sulla strada di Moren con una convinzione, che introdurre nella teoria e nella pratica del servizio sociale l'ottica della complessità può innescare dei movimenti positivi nel lavoro degli operatori. Vediamo perché, ma io non sto tanto a capo degli operatori quanto
metodo, un atteggiamento cognitivo, quello che diceva prima, un abito mentale, un modo di pensare. Cioè, visto che la realtà è complessa, è l'occhio che la guarda a dover assumere uno sguardo adeguato alla complessità. Quindi complessità è sia la realtà, il mondo, sia deve diventare il nostro sguardo, un'ottica della complessità, adeguarsi, come dire, alla realtà. Si tratta, dice, di un modo particolare di osservare e considerare il rapporto tra soggetto e oggetto, tra la persona e la realtà, tra interno e esterno. E questo modo particolare in che cosa consiste? Consiste in una logica dell'interconnessione, del collegare, del mettere, scollegare e poi collegare, collegare le cose. È uno dei principi proprio teorici del suo pensiero, la logica dell'interconnessione. Perché dice Morel, e qui c'è lo sguardo critico sul passato del pensiero filosofico e scientifico, la complessità per sua natura non consente una trattazione lineare. La trattazione tipica della scienza classica, da Newton, da Cartesio, in poi, nel 600, e cioè che ritiene che la realtà e il mondo siano spiegabili attraverso delle idee chiare e distinte, quindi, come dire, tendenti a semplificare, a trovare ciò che è chiaro e distinto, eliminando ciò che chiaro non è e distinto non è, e quindi su un rapporto così di causa ed effetto, per cui in questa maniera deterministica, in qualche modo meccanicistica, come dire, si fa scienza, si fa pensiero. Questa trattazione lineare certamente non è quella che invece Morel suggerisce, che è fatta di una serie di svolte, di interconnessioni, quindi no, vedremo poi se abbiamo tempo commentino meglio questa cosa. Morel afferma che il discorso sulla complessità si presenta in realtà come difficoltà e come incertezza. Non come chiarezza, non come distinzione, ma come difficoltà e incertezza. E qui vale la pena leggere una cosa che Viel scrive, ma lo cita più avanti nel libro, perché dice una cosa che credo che noi abbiamo sempre percepito, cioè che le scienze sociali e umane, rispetto alla fisica, alla biologia, alle scienze naturali, sono sempre state considerate un po' delle sorelle minori, come dire, no? Meno scientifiche, quelle più certe, eccetera. Dice Morel, per lungo tempo molti hanno creduto, e forse credono ancora oggi, che la carenza, la debolezza delle scienze umane e sociali stia proprio nella loro incapacità di liberarsi dalla complessità dei fenomeni, di avere idee chiare sui fenomeni sociali e quindi elevarsi alla dignità delle scienze sociali, delle idee chiare e distinte dalle scienze naturali. Scienze che stabilivano leggi semplici, principi semplici e facevano regnare l'ordine del determinismo. Oggi, dice Morel, vediamo che proprio le scienze, le stesse scienze biologiche e fisiche, sono caratterizzate da una crisi della spiegazione semplice, che non funziona più. E di conseguenza, prosegue Morel, quelli che sembravano come gli elementi non scientifici delle scienze umane, l'incertezza, il disordine, la contraddizione, la pluralità, la complicazione, fanno oggi parte della problematica di fondo della conoscenza scientifica. Prima citavamo Giacomo Biologo. Cosa scriveva? Siamo nel 60, alla fine degli anni 60, nel libro Il caso della necessità, diceva il mondo è in continua evoluzione, che si intrecciano il caso e la necessità, il disordine e l'ordine. Il disordine non è più solo una cosa dei confusi fenomeni sociali, ma è una cosa che sta nel cosmo, sta nel micro, sta nel macro della ricerca scientifica, il disordine. E va, come dire, considerato, quasi rivalutato. E leggevo recentemente che Giorgio Parisi, un fisico italiano importante, ha notato che fino a qualche tempo fa nella scienza classica non si accettava l'imprevedibilità, ciò che è imprevedibile. Si pensava che questo fosse un difetto della teoria, se la teoria non riusciva a prevedere ciò che sarebbe, come dire, che doveva accadere. Oggi invece la fisica ha introdotto l'incertezza, dice Parisi.
si è abbandonata l'idea che il mondo possa essere capito fino in fondo e che possa essere capito con un solo metodo. Ci sono modi diversi di cercare di capire, c'è un modo solo. Dunque, l'incertezza. Io direi che l'incertezza è la parola che più sta vicina alla complessità. C'è una rivalutazione dell'incertezza, del caso, in tutte le scienze viene rivalutata questa dimensione. Dice Diel, nell'assistente sociale, una visione più ottimistica del suo lavoro, un nuovo entusiasmo, una sorta di maggiore libertà e leggerezza. Perché? Per aver accettato di rinunciare al pretese di ogni scienza e di ogni potenza. E però poi dirà una volta Diel, ma non voglio entrare qui, certo anche una maggiore responsabilità, perché se non devi più avere, come dire, modi definiti di leggere i fenomeni e progetti e programmi adeguati a modi definiti, devi avere una maggiore responsabilità, come dire, nell'operato, nel cooperato, però anche una maggiore libertà, una maggiore leggerezza, leggerezza, poi dirà meglio perché se arriviamo. La breve premessa di Diel si chiude con un celebre verso del poeta Oberlin che dice: là dove c'è sofferenza cresce anche ciò che lenisce la sofferenza. Qui mi pare a me che ci sia un po' il nocciolo del lavoro di Diel, che gli ricava sia dalla riflessione sulla complessità, ma credo anche dalla sua esperienza personale, professionale, e cioè l'incertezza, la difficoltà di capire, di orientarsi, che sia della persona in disagio sia dell'operatore, cioè la sofferenza in questo senso, può, se accolta, se ascoltata, se accompagnata, una pagina dice se rovinata, come dire, arrivare a produrre un lenimento. E cos'è questo lenimento di una sofferenza accettata? È una ricomprensione, forse uno sbocco nuovo se non già una soluzione. Lenimento, non si tratta di risolvere i problemi, si tratta di ricomprenderli, di trovare un nuovo equilibrio, fare uno sbocco comunque nuovo. Il primo capitolo del libro che Diel dedica proprio a di che cosa si parla quando si parla di complessità, ha in esergo un'annotazione di Marcel Proust che dice: un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere un occhio nuovo. E io penso che perché Diel ha messo questo passo di la frase di Proust all'inizio del capitolo, probabilmente vuol dire che con la teoria della complessità, come dicevamo, non si intende scoprire una nuova teoria scientifica o filosofica in senso compiuto, ma si vuole indurre, spingere a un nuovo modo di considerare la realtà, di guardare, un occhio nuovo, uno sguardo arricchito. Ed è interessante, mi è capitato di notare che un filosofo italiano, Remo Bodei, in un libretto intitolato La filosofia del Novecento, dedicava proprio a Proust il capitolo iniziale sulla filosofia del Novecento. E perché? Perché Proust, dice Bodei, era consapevole del bisogno di sfuggire, dice, alla piatta uniformità di un'intelligenza che ci svuota di emozioni e che ci spinge a una routine inesorabile. Quindi c'è qui, già all'inizio del Novecento, la critica al meccanicismo, allo scientismo, al paradigma della misurazione, della programmazione, al riduzionismo. Perché questa intelligenza che ci svuota di emozioni, come dice Proust, è quell'intelligenza che è propria della scienza classica e che Morel chiama intelligenza cieca, perché sempre più specialistica, segmentata e incapace alla fine di leggere la realtà, la vita reale, anche se giungerà a dei risultati straordinari, perché bisogna dire che la scienza, la meccanicista, la deterministica, comunque è arrivata con gli algoritmi e, voglio dire, con tutto ciò che vogliamo e sappiamo e che utilizziamo, è arrivata a grandi risultati. Ma come dire, a prezzo, dall'altra parte di
questi risultati c'è questa sempre meno capacità di leggere la realtà, perché sempre più frammentata e segmentata il pensiero. Nelle prime linee del capitolo sulla complessità, Giovanni Viele cita da introduzione al pensiero complesso un'affermazione tranchante, cioè dice: la complessità è una parola problema, non una parola soluzione. Torniamo sul punto. E quindi, però c'è l'indicazione che si devono scoprire i problemi più che le soluzioni. Più che le soluzioni. E dunque avviciniamoci un attimo. In un capitolo si dice complessità, che cosa diciamo, intendiamo noi quando usiamo la parola complessità? La usiamo per dire una situazione complessa, cioè che ha molte facce, no? Cioè una molteplicità di fenomeni è una situazione complessa. Lo usiamo a volte per dire che è una situazione che magari non ha molti elementi, ma gli elementi pochi che ci sono confusi, sono contraddittori, è una realtà complicata. Usiamo complicato o complessa allo stesso modo. E qualche volta la si usa un po' più vicino, un significato più profondo, come dire, che si tratta di un insieme, di un complesso di elementi che interagiscono tra di loro. Ed è ciò che è inteso nell'ambito della teoria dei sistemi, che appunto parla di che cos'è un sistema complesso, è una realtà in cui gli elementi interagiscono reciprocamente secondo un modello di circolarità, no? Per cui ogni elemento condiziona l'altro e da esso a sua volta è condizionato, non più una trattazione lineare ma circolare, il sistema, la teoria dei sistemi. Ma Morand introduce qui, io non sono capace però di giudicare, come dire, questo suo, se è un passo avanti sulla teoria dei sistemi, però così lo viene proposto da Morand, cioè dice che proprio in base agli studi che ha fatto sostiene che il significato profondo più originale di complessità si riferisce a quelle realtà, a quei sistemi, sistemi viventi, sistemi sociali, a quei sistemi in cui gli elementi sono tra loro in una relazione reticolare, e cioè si connettono tra loro, si scambiano informazioni in modo diverso, sia in modo univoco sull'altro, sia più univico, più vivo con il ritorno dell'elemento, ma in modo che si scambiano informazioni, si connettono in modo che cambiano nel tempo e cambiano in modo autonomo, cambiano attraverso un processo di auto-organizzazione in cui è importante l'elemento esterno, ma non è necessario, ma non è determinante, perché è autonomo il modo con cui i cambiamenti avvengono nei sistemi complessi. E questo forse è un punto cruciale per capire il pensiero di Morand, perché scrive Morand stesso: verso la fine degli anni 60 mi giunse, veicolato dalla teoria dell'informazione, della cibernetica, della teoria dei sistemi, il concetto di auto-organizzazione. E fu allora che la parola complessità si svincolò dal suo senso elementare di comunicazione e di confusione per legare insieme ordine e disordine e organizzazione. Cioè questa proprietà di sistemi complessi in cui c'è ordine, c'è disordine e c'è ed emergono da questa ordine e disordine insieme dei fenomeni nuovi in maniera autonoma, questo, come dire, è il punto su cui ferma di più l'attenzione Morand, ed è anche l'aspetto della teoria della complessità che più è utile per una riflessione sui servizi sociali. E venendo un po' all'etimologia, perché Morand dice che attraverso questa idea dell'auto-organizzazione dei sistemi si supera il concetto di complicazione, si va più in là? Perché dice complicato, cosa vuol dire complicato?
etimologia di complicare, viene dal verbo latino complicare, il participio passato di complicare, e indica una cosa piegata più volte, ma piegata più volte. Il contrario di complicato è quindi semplice, piegato una sola volta, semplice vuol dire sempre una sola volta. Invece complesso è il participio passato di completo, tanto in tempo latino, che vuol dire tessere insieme, vuol dire anche abbracciare. E quindi ogni parte in un oggetto tessuto è necessaria, non è isolabile. Il contrario di un oggetto tessuto è che si disfa e non è più tale. Quindi, mentre il complicato può essere reso semplice, il complesso non può essere reso semplice, non lo si può scindere nelle sue parti di studiare. E quindi di una realtà complicata si può dare una spiegazione, di una realtà complessa si può solo dare, complessa si può solo dare una comprensione, un abbraccio, diciamo così, non una spiegazione. E la comprensione implica e permette, dice Morel, che la modalità di conoscenza di una cosa complessa che avviene attraverso la comprensione implica anche, avviene attraverso le vie soggettive della proiezione dell'identificazione. Qui si entra in un campo che voglio andare più complicato sulla proiezione e identificazione da parte dell'operatore sociale di chiunque, ma dice, se di questo si tratta, questo anche è il gioco. In gioco un elemento di proiezione, di identificazione dell'osservatore che guarda la situazione complessa o del lavoratore che interviene nella situazione complessa. E poi aggiunge, per me, dice Morel, le scienze umane e sociali devono essere al 100% esplicative, perché bisogna anche spiegare ciò che deve essere spiegato, e al 100% comprensive. E le due modalità, spiegare e comprendere, devono giocare parallelamente, ma non esclusivamente. E dice dobbiamo trattare come oggetto tutto quello che è umano, ma allo stesso tempo dobbiamo trattarlo come soggetto. E questo significa anche che l'osservatore di un sistema complesso, chi opera nei confronti di un sistema complesso, mantenga in relazione tutti i diversi fenomeni e aspetti, cogliendoli nel quadro insieme, nelle loro interconnessioni, perché sono proprio, dice Morel, le interconnessioni tra gli aspetti che sono determinanti. Cioè una situazione di disagio si crea proprio per come si connettono diversi fenomeni e sono proprio le connessioni tra diversi fenomeni che possono indicare anche i possibili percorsi risolutivi. Cioè nelle interconnessioni sta, come dire, e la natura dei problemi e la possibile via di soluzione dei problemi. E dice ancora Morel, così pensando e facendo l'osservatore potrà accorgersi che nel presunto caos, nella realtà disordinata da di fronte, nei fenomeni sociali difficili da capire o individuali, lavoro sul caso di una persona, difficili, complessi, questa realtà disordinata nelle tante emozioni che possono essere presenti delle persone può trovarsi il senso, può trovarsi una semplicità all'interno. E l'operatore, l'osservatore potrà rendersi conto che è possibile intervenire suggerendo delle strategie utili per il cambiamento. Poi dirà, non so se il tempo adesso di toccare, ma è più una questione, diciamo, vostra, di assistenti sociali, dire in che modo si può intervenire una società complessa, cioè suggerendo, stimolando, ascoltando il mondo, perché non si è portatori della vera soluzione e quindi bisogna trovarla insieme e fidando molto, avendo fiducia, poi la conclusione, ma avendo fiducia che poiché i sistemi complessi hanno una loro capacità di auto-organizzazione, questo sarà possibile, cioè sarà possibile che una via di sbocco,
una migliore situazione, se non una soluzione, una riconsiderazione sarà possibile. Si tratta di suggerire, mettere le menti, mettere le risorse, mettere anche dei soldi in tante situazioni, perché questo possa venire. Un altro elemento interessante del pensiero complesso di Morelle è come è il posto, quello che chiama il posto dell'osservatore che osserva la realtà complessa. Perché dice non esiste una complessità che si può descrivere indipendentemente da quello che osserva. Questo è un, come dire, un principio che vale anche in altri ambiti delle scienze. L'osservatore insomma non è un soggetto neutrale, esterno, che giudica un po' come un medico, fa la prognosi, fa la diagnosi esterno alla. Ma un soggetto interagente che è compreso nel sistema stesso. E Norelli è arrivato a questa conclusione proprio, come dicevo, sulla base del fatto che ormai nell'anno di tutto il Novecento la scienza tradizionale è entrata in crisi, l'universo delle certezze cartesiane si è frantumato, il modo di conoscere ha subito una rivoluzione in tutti i campi e quindi si è tutto ciò ha portato a relativizzare la conoscenza che si perviene e si è chiarito che il sapere quindi è in qualche misura dipendente anche dall'osservatore e che quindi è un sapere che ha più facce. Per esempio, mi capitava di leggere due cose diverse. Cioè, oggi c'è un certo, accettiamo, gli scienziati, i filosofi, si accetta che ci sia un pluralismo epistemologico, cioè i modi di leggere la realtà si accetta che non sono, come dire, competitivi, cioè uno è più avanzato, più insufficiente e l'altro è migliore, ci sono modi di diversi, ma addirittura della teologia, non solo della scienza, anche nella teologia c'è il pluralismo teologico, oggi si accetta un pluralismo teologico, cioè che si rifletta sulle cose di Dio in modalità differenti, quindi con interpretazioni anche diverse. Perché? Perché la conoscenza dipende molto dall'osservatore stesso che conosce, quindi ciascuno nel suo pensiero può, come dire, ci mette dentro qualcosa del suo. Dice poi, l'osservatore è quindi chiamato a cercare di intendere il proprio ruolo, che è quello di comprendere la situazione complessa in cui opera, che significa da un lato ritornare a una maggiore modestia intellettuale, no? Perché si deve imparare ad accettare e convivere con la complessità, altrimenti, diciamo, è una persona molto intelligente, mi è sembrato particolarmente. Perché se non si accetta che si convive con la complessità, quindi con l'incertezza, si avranno dei comportamenti banali o forse degli errori proprio, si commetterà, non accettando, come dire, la complessità e l'incertezza. Dall'altra parte, però, dice anche, da una parte quindi una maggiore modestia intellettuale, dall'altra parte però un'aspirazione autentica, forte alla verità, con la minuscola, non con la maiuscola, ma alla verità. Perché solo questa aspirazione è la via che ci può spingere a una maggiore conoscenza e di conseguenza verso la possibilità di cambiamenti, di miglioramenti a tutti i livelli, no? Micro, macro, anche nel lavoro sociale con l'individuo, cioè non ci si ferma solo di fronte, come dire, all'incertezza, ma si cerca di e qui poi Lorena farà quel discorso che entra in un altro campo, nel campo dell'ecologia, che parla delle interconnessioni tra l'uomo e l'ambiente in senso più ampio di questo. Sintetizza otto diverse vie che Morin propone in un
un suo saggio Le vie della complessità. Non ricordiamo adesso, ma nell'introduzione che i due italiani, che vengono considerati i figli italiani di Morelli, Bocchi e Ceruti, in questo libro dell'85, dicono che, introducendo le otto vie che Morelli propone per avvicinarsi alla complessità, dicono il pensiero complesso contribuisce sì allo sgretolamento dei miti della certezza, ma però questo delinearsi quindi di un universo incerto è soprattutto l'indicazione di un approfondimento del nostro dialogo con il mondo, di una conoscenza del mondo, di una relazione con il mondo più autentica. Cioè essere di fronte all'incertezza non vuol dire essere di fronte, può voler dire intraprendere un cammino che va più in profondità. Si potrebbe dire meno certezze, più profondità, più modestia, più verità. Che se può sembrare come dire contraddittorio, ma questo è, mi sembra intelligentemente il pensiero. Ora le otto vie, io salvo perché credo che un giorno non gli abbia preso tanto tempo e quindi. E come l'osservatore quindi può agire di fronte alla complessità? Nell'ultima pagina di questo capitolo Diehl, prendendo spunto da Morel, prende spunto dall'invito che Morel fa a considerare che se la complessità non ha una sua propria metodologia, non ci sono delle tecniche che possono essere usate, però un metodo. E questo metodo sta proprio nella congiunzione di concetti che si combattono reciprocamente. Questo metodo è quell'abito mentale che dicevamo, quasi un equipaggiamento per il lavoro, per il viaggio che si fa, la conoscenza, l'intervento, con cui pensare senza mai chiudere i concetti. Non pensare mai che c'è una causa unica in una determinata situazione. Comprendere sempre la multidimensionalità dei fenomeni. Saper pensare anche la singolarità, la località, la temporalità, perché tutti gli elementi, come dire, anche piccoli, vanno usati, sono, come dire, quegli elementi di disordine che fanno meglio comprendere la realtà complessa di fronte a così. Il consiglio è di relativizzare le posizioni personali, però anche valorizzare le diverse posizioni personali. Pensare sempre in termini di connessione, di et-et dei fenomeni, non di out-out. Essere attenti all'emergenza di novità e di saperle favorire, suggerire, co-costruire insieme alla realtà complessa entro cui si lavora. È insomma non un metodo ma una strategia, un'attitudine strategica centrata, come dicevo prima, sulla fiducia nelle capacità auto-organizzative dei sistemi complessi in cui ci si trova. Un'attitudine strategica che non solo può arricchire la teoria e la pratica del servizio sociale, ma anche può suggerire una diversa comprensione e conduzione e comportamenti nelle relazioni che ciascuno di noi intrattiene con se stesso e con il mondo. Ho finito qua.